Cambiamo argomento, parliamo di un calendario, quello della polizia, che ha un gennaio tutto d'oro. Si tratta dei volti di Jacobs e anche di Bebevio, campioni olimpici a Tokyo. Mi rende orgoglioso essere anche la copertina, la prima pagina di questo calendario, soprattutto per il bene che fa alle altre persone, a quelle che ne hanno più bisogno, e quindi per me è un onore. Alcune delle foto, alcuni mesi sono proprio dedicate a delle emergenze specifiche. Novembre, per esempio, il 25 alla festa contro la violenza sulle donne. E in tutto ciò comunque tutti i ricavati andranno destinati alla vaccinazione dei paesi più poveri. E con il volto sorridente di Bebevio e Marcel Jacobs, i due alfieri delle fiamme oro che hanno trionfato alle Olimpiadi di Tokyo, che il calendario della polizia dà il via a gennaio all'anno 2022. A seguire altre 11 fotografie per altrettanti mesi dell'anno, che riprendono l'attività quotidiana delle forze dell'ordine, scattate per la prima volta da poliziotti. Qui vediamo quello che noi facciamo tutti i giorni al Servizio Polizia Scientifica di Roma e anche negli altri laboratori di genetica forense. Febbraio è dedicato al personale sanitario, in prima fila nel periodo della pandemia, anche per la somministrazione dei vaccini. Il mese di maggio 2022 è uno dei più ricchi di significato di questo calendario. La foto ritrae il tratto della A29 Palermo-Mazara con la stele commemorativa della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio di 30 anni fa. Devo dire che tutte le foto sono splendide, non ce n'è una particolare perché sono tutte bellissime, tutte che rappresentano i vari ambiti di attività della Polizia di Stato. L'augurio è che sia un anno in cui si riesca a ripartire. E in questa ripartenza la Polizia di Stato sarà sempre a fianco a tutti i cittadini.